Geltrude nacque nel 1256 ed entrò a soli 5 anni nel monastero di Elfta, dove vigeva la regola benedettina, seguendo l'adozione di alcuni usi cistercensi. Sui 26 anni, per intervento divino, fu introdotta nella vita contemplativa e mistica. Attirata dalla spiritualità liturgica propria della regola benedettina e del pensiero di Sant'Agostino, San Gregorio Magno e San Bernardo. L'osservanza rigorosa della regola, le lunghe veglie e gli estenuanti digiuni debilitarono il suo corpo e aggravarono la sua salute, causandone la morte il 17 novembre 1301 o 1302. La sua fama letteraria riposa sulle sue opere che ci sono pervenute, le Revelaciones e gli Exercitia Spiritualia. Non fu mai ufficialmente canonizzata, ma nel 1738 Clemente XII ne stese il culto alla Chiesa Universale. Le sue pagine, dedicate al culto eucaristico e all'umanità di Cristo, fanno di lei con grande anticipo la grande teologia del Sacro Cuore di Gesù.